Bentornati a EcoTV Racconta. Anche oggi continueremo insieme il nostro viaggio alla scoperta di nuove storie. Cominciamo. Le Olimpiadi sono il grande sogno di qualsiasi sportivo e Stefano Brecciarolli ne è stato protagonista per ben 5 anni. Una vita costellata di successi nel completo, ma non solo, perché il Breccia è un cavaliere a tutto tondo. Ci ha aperto le porte della sua struttura Magliana Sabina per raccontarci il campione, ma anche l'uomo. In compagnia di Stefano Brecciarolli. Stefano, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Stefano ha all'attivo 5 partecipazioni alle Olimpiadi, 3 ai campionati del mondo, 6 ai campionati europei di concorso completo, ovviamente parliamo, 6 volte campione italiano seniores di concorso completo, sei l'unico cavaliere ancora in attività ad aver partecipato a campionati italiani di tutte e 3 le specialità. Quindi dressage, salto ostacoli e completo. Sì. Vogliamo aggiungere qualcos'altro? Un buon cammino di esperienza, diciamo, è stato. Parlavamo prima, tu inizi con il salto ostacoli, sotto la guida di Piero Dinzeo. Sì, esattamente. Io ho cominciato all'età di 12 anni sotto la guida di Piero Dinzeo, proprio nel salto ostacoli alla Sirla Farnesina. E ho avuto due grandi maestri che sono stati Piero Dinzeo e Adriano Capuzzo. Ho fatto i campionati europei sia nel salto ostacoli sia nel completo a livello juniores, campionati italiani di dressage. Con Adriano Capuzzo mi sono avvicinato molto a questa disciplina del completo perché è una disciplina molto formativa, dove richiede molta pazienza, molta dedizione. Mi ci sono appassionato e all'età di 17 anni sono stato chiamato dal centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri e da lì è iniziata un po' una rivoluzione e mi sono dedicato assolutamente al completo, in totale. L'apice possiamo dire che sono state le chiamate alle Olimpiadi, possiamo dire che è stato il tuo punto più alto? Sì, diciamo è stato il mio punto di forza e di partenza perché come ogni atleta se ne voglia, il primo pensiero è quello di poter partecipare alle Olimpiadi. Con un po' di tenacia e di duro lavoro ho cominciato la mia scalata partecipando nel 2004 alla mia prima Olimpiadi che era Atene 2004. Con? K-Hill. Con il mitico K-Hill. Un grande cavallo che poi ha fatto sia Atene che Pechino. Un cavallo importante che è stato il mio primo cavallo di alto livello della mia prima Olimpiadi, quindi non si scorda mai. Ma forse il più bello, sono sincero, è stato l'Olimpiadi di Londra. L'Olimpiadi di Londra nel 2012 perché veniva da un periodo mio familiare difficile perché veniva dopo due Olimpiadi già fatte, quindi con una conoscenza della manifestazione approfondita, quindi sapevo cosa mi aspettava e poi perché avevo un cavallo estremamente anche competitivo, non solo, che era Apollo Van der Curtiove, che era un cavallo che già nel 2011 aveva ben figurato ai campionati del mondo, quindi anche quell'Olimpiadi era condita con la consapevolezza che potevo veramente avere un ruolo. Che contavi. Sì, un ruolo importante. Apollo è arrivato in un momento mio della carriera che era un po' al culmine e che ha condito tutto con tanta qualità. Con tanta qualità perché era un cavallo molto qualitativo, molto competitivo, si avvicinava molto al mio carattere, un combattente, un come cavallo te. Che voleva metterci sempre tutto quando suonava la campana della gara, quindi è stato un cavallo che a me ha dato molto anche a livello emotivo, a livello psicologico, era un cavallo che sentivi che lui combatteva per te, quindi sono quelle cose in più che comunque ti danno tanto come cavaliere, come atleta, no? E Apollo sta ancora qui con te oltretutto. Sì, Apollo gli ho ritagliato un bellissimo paddock, me lo vedo tutte le mattine, tutti i giorni, perché penso che è un cavallo che veramente merita adesso di finire una pensione sereno, tranquillo cioè prendermene cura anche nel dopo, certo, non è fondamentale, ti ha dato tanto, mi ha dato tanto, perché sentire queste cose da un animale, da un compagno di sport è veramente una cosa emozionante. Il rapporto, la sintonia, la sinergia che c'è
tra il cavaliere e il cavallo nel concorso completo, in particolar modo nel cross, sì, è molto più intensa. Sì, è una cosa magica, perché esci da tanti schemi, non ci sono schemi, il cavallo viene riportato in natura, quindi tutto può succedere, ci sono frazioni di secondo dove devi essere uno per l'altro, ti devi fidare ciecamente, lui di te e tu di lui, quindi sono quelle emozioni forti che forse altri sport non le regalano. Diciamo che è proprio quell'animale che è il cavallo che ti prende il cuore e ti porta per mano a dire no, andiamo avanti, al di là della prestazione o della gara che devi fare oggi o domani. Ho sempre montato cavalli giovani, cavalli preparati da me, e lo stesso Apollo, lo stesso K, comunque erano cavalli inesperti quando sono arrivati da me, sono cresciuti sotto di me, perché trovo che sia il modo migliore per creare dei risultati importanti, perché il risultato importante viene, come abbiamo detto, dal binomio, quindi dalla conoscenza che c'è tra cavallo e cavaliere, e poi la soddisfazione è molto più alta. Il tuo cavallo di punta? Ora in questo momento c'ho, nel salto ostacoli, c'ho Masai delle Schiave, che è un allevamento che io già infatti collaboravo 10-12 anni fa, ho iniziato questa collaborazione parallelamente al mio sport nel completo, e Masai delle Schiave mi ha permesso di rimanere in routine su percorsi rispettabili, quindi in Gran Premio, l'altro anno ho partecipato al Global Champions Tour a Roma, mi ha permesso di rimanere a un buon livello di gare e che mi consente anche con serenità di preparare i giovani del futuro. L'estero l'ho usato sempre come base, mi spostavo anche nella mia presenza a Babington, uno dei completi più grossi al mondo, ho spostato Apollo per 3 mesi di preparazione proprio in Inghilterra. La cosa ha funzionato, ho fatto un bel quinto posto là. Uno dei completi più importanti del mondo. Però partendo sempre dalla base che potevo essere proprio un protagonista della gara, e quindi ho cercato di dedicare tutta la preparazione curandola nei minimi particolari. Sì, nello Stefano Bracciolari Cavalieri c'è il Stefano, sì. C'è Dinzeo, c'è Piero Dinzeo. Sì, nel senso mi sono sempre ritenuto, non so se è trasmesso da lui o vedere un uomo, non dico duro, però sempre sicuro, sempre una persona che vuole arrivare alla soluzione, caparbio, cioè un uomo tutto di un pezzo, nel senso comunque anche davanti alle difficoltà riusciva a mantenere degli atteggiamenti sempre molto dritti, molto diretti, e sempre attraverso il lavoro, la ripetizione, quindi diciamo che... La disciplina in un certo modo possiamo disciplina, dire. Disciplina, tanta. Comunque l'equitazione è una... È disciplina. È disciplina. Hai detto bene. Siamo sul Peccato delle Schiave. È un allevamento che io collaboro da tantissimi anni, che ha prodotto tanti cavalli buoni, tra cui Masai. Lui è un fratello di Masai delle Schiave, è un cavallo da salto ostacoli che sto preparando da qualche anno, ha raggiunto un livello agonistico già medio alto, è un cavallo che ha buoni piazzamenti, e quindi diciamo che il mio impegno è quello di farli crescere sotto la mia sella, e sono sempre portato ad avere dei cavalli di origine italiana, anche per portare avanti il nostro allevamento, le persone che insomma fanno dei sacrifici pure per costruire dei cavalli importanti. È difficile lavorare con i cavalli giovani, trovare sì, la strada? Sì, è difficile, nel senso che bisogna avere comunque esperienza, perché è come gestire un bambino, nel senso comunque sono cavalli che tutti i giorni hanno bisogno di attenzioni, hanno bisogno di un percorso formativo, quindi di un programma di lavoro in base anche al loro carattere, al loro fisico, quindi bisogna fare attenzione a tante sfumature, proprio come facciamo attenzione certe volte per noi, no? Per me l'approccio e la cura della parte psicologica rimane sempre fondamentale, quindi sia i cavalli da salto sia i cavalli da completo durante la settimana programmano sempre delle belle uscite in campagna, all'aria aperta, fuori dal maneggio, in modo che i cavalli psicologicamente rimangano con la testa importante. La testa è molto importante come per noi. Un po' di ippica c'è nel tuo passato? Sì, un po' di ippica c'è, perché da ragazzo ho fatto svariate esperienze, proprio perché il mondo del cavallo mi affascina a 360 gradi.
ho corso in cross quando ero ragazzo, proprio grazie a Piero Dinzeo che l'ha usato come mia formazione. E poi con un amico, un caro amico che si chiama Giancarlo Gallo, abbiamo preso un callo da trotto da Pippo Gubellini perché volevamo un po' divertirci insieme, era un cavallo che aveva delle difficoltà in partenza, insieme a questo mio amico l'abbiamo portato ai pratoni, risistemato, messo con la sella. Con la sella, montato, fatto rilassare un pochettino e poi ci ha tolto ancora qualche soddisfazione vincendo un po' di gare nel trotto. Il puro sangue è il cavallo per eccellenza, trovo, proprio perché l'ultima parola, il sangue è quello che comunque ti consente di fare tutto. Il sangue ben equilibrato, ben distribuito, ben gestito è un'arma in più. È un'arma in più e il puro sangue penso che non ha, è uguale. E com'è da terra vedere, insomma, i tuoi figli montare a cavallo? Anche loro fanno completo. È terribile, terribile. No, scherzo, è un'emozione grandissima, ma... C'è un'ansia, penso. Sì, c'è un'ansia, la vivi in maniera diversa, perché c'hai tuo figlio là che monta, quando l'hai fatto sempre te non sei più padrone del tuo amico, della situazione, quindi diciamo che è un, diciamo più che ansia, è gioia vederlo, sperando sempre che si diverta, perché certo, quello che dico sempre è uno sport che è fondamentale, prima uno che ci si diverta e diciamo... gli piace questo animale per condividere insieme delle sensazioni, delle al di là dello sport, di quello che diventerà poi il percorso futuro. Anche io come formatore, come tecnico, cerco sempre di tramandare, di far vedere questo lato passionale che non devono perdere, perché poi il cavallo negli anni, nei millenni non è cambiato. Ha bisogno di noi, ha bisogno che chi lo monta se ne prenda cura, che lo capisca, che lo conosca. E per fare questo bisogna passarci tempo, bisogna stare in scuderia con loro, non bisogna mai sorpassare la soglia dove diventa un mezzo. Però mai perdere di vista che ci deve essere prima di tutto una base di rispetto e di attenzione verso un animale che a noi che chiediamo tanto e chiediamo di collaborare con noi. Corse dei cavalli ed equitazione sono due dei pochi sport in cui uomini e donne possono gareggiare insieme. Nella cornice dell'ippodromo delle Capannelle siamo andati a conoscere due ragazze che con grande abnegazione si preparano quotidianamente a queste discipline, entrambe mostrando un grande amore per questo splendido animale, il cavallo. Taika Raulo e Marianna Filipponi. L'ippica è uno dei pochi sport dove uomini e donne gareggiano insieme. Giochette, amazzoni e allenatrici riescono a giocarsi ad armi pari successi e soddisfazioni. Siamo andati all'ippodromo delle Capannelle per parlare e conoscere Taika Raulo, allenatrice e giochette. Una sorta di globetrotter dell'ippica che ha trovato una certa stabilità proprio all'ippodromo Capitolino. Ho iniziato a montare a cavallo a 6 anni. In piccina. E la prima volta che ho montato a cavallo ho montato i pony al circo. Finito il circo facevano i giri con i pony e mi hanno fatto fare un giro e è stato difficile farmi scendere. Mi sono messa a piangere, non volevo scendere. È scattato l'amore, no? Colpo di fulmine. Sì, la sensazione mi ricordo, insomma, che ecco, mi piaceva tanto e non volevo scendere dai pony. Ho fatto un po' di casi capricci. Ecco. E quindi lì ti sei accorta che il tuo futuro era il cavallo? E, diciamo, è la prima volta che mi ricordo questa sensazione che ho provato di attrazione, diciamo, verso questo animale che comunque ti fa provare tante emozioni. E, non solo diciamo nel mondo delle corse, ma il cavallo in generale, perché non ho iniziato nel mondo delle corse, però l'approccio col cavallo, diciamo, l'attrazione già c'era, ecco. Certo. È nata quel giorno. Ho girato un po' il mondo perché sono stata anche un periodo in Ungheria e
però la maggior parte della mia infanzia sì, in Irlanda e in Francia, dove ho fatto anche le scuole, e per questo motivo insomma anche conosco le lingue, e la passione per i cavalli diciamo maggiormente mi si è alimentata in Irlanda, perché i miei genitori sono separati e da piccina piccina inizialmente sono rimasta con mio papà, perché siamo due sorelle e mia sorella stava con mia madre, però dopo sono andata a trovare mia mamma in Irlanda e lei già c'aveva dei cavalli, che lei alleva cavalli irlandesi da traino grandi, e lì dopo non sono voluta tornare da papà. Sono rimasta sempre troppo bello, i cavalli. Sì, ho cavalli, la mia prima cavalla, la mia prima pony che poi mi ha regalata mio fratello. Siamo diversi fratelli, insomma. Uh-huh. E famiglia numerosa. Sì, siamo cinque. E ho due fratelli più grandi e due più piccole, due sorelle più piccole. E da lì non sono voluta tornare da mio papà, che poi lui abitava in Italia. Sono rimasta da mia madre in Irlanda. E lì ho avuto la mia prima cavalla, una pony che poi è lì nelle foto che vi ho mandato. Quella che ci sei praticamente. Quella che ci sono in piedi sopra. Quella è stata la mia prima cavalla. Una bellissima foto. Luana si chiamava. Oh. Poi c'hai anche la nonna, no? Che è una tua grande appassionata, ti segue sempre, mi ha detto vai lì. Mia nonna Maria, siciliana, che saluto tra l'altro. Salutiamo, un bacio, nonna un abbraccio. Maria, nonna lei è molto appassionata, vive a Milano e lei da ragazza andava sempre alle corse a San Siro a giocare. Giocava e vince. Grande scommettitrice. Sì, sì, lei mi ha raccontato anche che un giorno prese la tris e si misero a ballare lei con mio nonno, insomma. Grande passione, sì. Insomma, a 360 gradi, diciamo. Sì, assolutamente, lei è l'unica che, diciamo, mi segue e ha la passione come me. Il mestiere dell'allenatrice, no? Sì. Come si svolge la tua giornata? Ora so che quando faremo la pausa tra il primo e il secondo collegamento e dovrei andare a dare la biada. Devo dare le biade, ancora ai cavalli. Sì. Quindi la sveglia molto presto, infatti, ma anche il discorso che dicevamo prima della famiglia, che un po' si sono disinteressati, più che altro si sono arresi, tipo sono una causa persa, perché a me interessano i cavalli, per me i cavalli sono la mia famiglia maggiormente. Quando fai un lavoro che ti piace è anche una grande fortuna, io mi ritengo privilegiata, perché il fatto che quando mi alzo la mattina io sono contenta di andare a scuderia, il mio primo pensiero, io voglio andare a vedere i cavalli, e il pensiero mio sta lì, e assentarmi non ne sento né il bisogno né neanche provo piacere, cioè se mi assento ho i pensieri, è come avere i figli sempre piccoli. Mi ha aiutato tanto su questa cosa, no, ci tenevo a dirlo, che mi ha aiutato tanto una persona che poi ha sempre detto che io, insomma, ero portata a lavorare con i cavalli, e questa persona abita in Piemonte, ha un maneggio, un centro ippico, e da piccola andavo sempre d'estate, scappavo da casa per andare lì a montare, perché volevo montare tutti i tipi di cavalli, a parte sempre, qualsiasi posto potevo montare andavo. Penso che comunque per fare questo lavoro, che è un lavoro molto difficile, non devi aver paura di sporcarti le mani, a me piace, insomma, devi avere passione e spesso quando una cosa non mi riesce mi faccio 3.000 problemi, insomma, ho sempre dei dubbi su dove posso arrivare, però poi quando riesci ti rendi conto che in realtà è il cavallo che fa la maggior parte della prestazione. Se monti un cavallo che non va non lo puoi mandare più forte. Se monti un cavallo che va, puoi sbagliare e magari impedirgli di vincere, però ecco, se non hai il cavallo no, non puoi fare nulla. Le quote rosa romane non finiscono qui. Siamo passati anche nelle scuderie di Fabio Boccardelli, dove lavora Marianna Filipponi.
amazzone che vive l'Ippica a 360 gradi. Andiamo a conoscerla. Mia mamma, quando era ragazza, montava a cavallo e mi raccontava sempre che si andava a fare, prendeva dei cavalli in un maneggio e si andava a fare queste lunghe galoppate sulla spiaggia e gli riportava sempre i cavalli tutti sudati e che soffiavano molto e i proprietari del maneggio si arrabbiavano. E quindi penso che questo io l'abbia ripreso al 100% da lei. E quando ero bambina, diciamo che un pochino, un po' tutta la mia famiglia, essendo che quando ho iniziato facevo principalmente concorsi ippici ed è un mondo abbastanza costoso quando si arriva ad un certo livello e noi siamo una famiglia umile, quindi non è che avevamo tutte queste grandi possibilità economiche, quindi un po' cercavano di sviarmi e di mandarmi magari danza, magari altre discipline, però non c'è stato nulla da fare. Il cavallo è il cavallo. Quando ce l'hai nel sangue, ce l'hai nel sangue. Tanti sacrifici e a 18 anni per la prima volta ho montato un cavallo da corsa alla razza dell'Olmo da Riccardo Menichetti, che saluto tantissimo, glielo dico sempre, la colpa è la sua. Se sei qui stamani. Sì, sì. E nulla, ho iniziato e non ho mai smesso. Te vivi comunque una vita ippica a 360 gradi, no? Perché te hai anche un centro equestre, Altipiani di Arcinazzo. Sì. E io mi sono sposata a luglio con mio marito, che è socio di questo centro equestre insieme allo zio e un altro socio, e noi ci prendiamo un po' cura, diciamo, tutti i giorni di questo centro, dove speriamo di passare il resto della nostra vita. Principalmente organizziamo eventi di completo, quindi un corso di ippico completo che occupa tutte e tre le discipline, salto ostacoli, dressage e cross country. E facciamo anche dei bellissimi trekking a cavallo e quest'anno ospiteremo Campus Masterclass completo, che è un campus dedicato ai giovani con dei docenti della federazione, docenti qualificati, e ci occupiamo principalmente di questo. Ecco. Poi abbiamo i nostri cavalli lì, qualche vecchietto che ha smesso di correre, una cavallina che era qui a scuderia che non ha neanche debuttato, quindi me la sono portata su. Abbiamo Rodrigo Baglio che corse il Palio nel 2018, che è di mio marito, e qualche altro vecchietto che insomma sta lì con noi e ce ne prendiamo cura tutti i giorni. Io arrivo la mattina presto, noi iniziamo verso le 5.10, 5.15, siamo qui a scuderia e monto all'incirca 5 cavalli al giorno, tra magari i vecchiotti la mattina presto e i puledri più tardi. E diciamo, cerco di rendermi utile a 360 gradi all'interno di scuderia. Qui sono tanti anni che ci sto, un po' come casa, e anche Fabio e Andrea con la bolletta, insomma, mi hanno dato tanta fiducia e li devo ringraziare per questo, quindi sono fedele alla mia scuderia con i nostri alti e bassi come in tutte le famiglie. Nel parco dell'Appia Antica, poco distante dal centro di Roma, l'azienda agricola San Cesare ospita anche cavalli da corsa come quelli di Alberto Carrassi del Villar, il gentleman dai modi aristocratici che sfida i professionisti del galoppo e qualche volta li batte. Prova Mr. Torre nel tratto conclusivo, il professionista contro l'amatore, i due vicinissimi sul traguardo, Infinity King War e Mr. Torre, da una parte Alberto Carrassi, dall'altra Alessio Satta, è veramente un duello spettacolare, sul palo Mr. Torre. Lì sulle colline verdi, nel cuore dell'Appia Antica, c'è un gentleman che sfida i professionisti e qualche volta li batte. Si chiama Alberto Carrassi del Villar, per tutti il principe,
è cresciuto qui, nella stanza sopra le stalle, in una famiglia dalla grande passione per le corse. Una passione trasmessa nei geni. Già montare contro i fantini professionisti un cavallo di proprietà allenato da me e batterli in un campo partenti così folto, una corsa che poi non era abbastanza qualitativa, insomma un handicap discendente, però una soddisfazione, una cosa abbastanza più unica che rara, ecco. Qui i cavalli sono il hobby di tutti. L'azienda è un allevamento di bovini da latte, quindi frisone da latte. Abbiamo un centinaio di vacche in lattazione e altrettante in accrescimento, e 80 ettari di terra più o meno all'interno del raccordo anulare nel parco dell'Appia Antica, e abbiamo la fortuna di avere un posto come questo e intorno a ciò che è la stalla siamo riusciti ad avere anche un po' di cavalli, cioè abbiamo una ventina di cavalli fra una cosa e l'altra. E montano un po' tutti a cavallo in famiglia, io sono quello che si è avventurato di più nel mondo delle corse. Che corrono e sono in attività sono 5 cavalli, c'è anche una fattrice che è una mia ex cavalla da corsa, Wake Gold, che ora è gravida, ha vinto fra l'altro la sua ultima corsa con me a febbraio e poi è stata ingravidata con uno stallone romano, le vie infinite. Gli altri cavalli sì, sono un po' molti ex cavalli miei che erano miei e sono rimasti qui perché montano un po' a cavallo tutti qui, fra fratelli, i miei genitori entrambi, insomma è un buon hobby. In queste scuderie qui ci sono 5 box, 3 di qua e 2 di là con le varie docce ed è la parte dove sono i cavalli da corsa, quindi sono più con attenzione, vengono valutati i cavalli da corsa, ora sono state date le biade dai ragazzi di scuderia, quindi mangiano con molta foga. Eccolo che si è affacciato, fatti vedere un po'. Mr. Thorn, l'impresa, il protagonista dell'impresa, mi ha sopportato, ora mangia, quindi non lo disturbiamo troppo. Le coperte sono un po' sporche, ma si laveranno. Anche oggi, che lavora a pieno regime nell'azienda agricola di famiglia, Alberto non smette di scendere in pista e di allenare i suoi cavalli. Giornate piene, cariche di entusiasmo. Vengono lavorati tutti i giorni, un paio di volte a settimana porto un vannetto da due di quelli piccolini, li porto a Capannelle che è a 5 km da qui, che gentilmente mi ospita a allenare ogni tanto i miei cavalli. Quindi anche la comodità della posizione, abbiamo detto, di questa azienda agricola, una rarità insomma che ci sia un'azienda di questa grandezza, poi che la dimensione, di quanti ettari parliamo? Sono un'ottantina di ettari più o meno. Ettari dentro il raccordo anulare, insomma è una cosa piuttosto rara. C'è la vicinanza con Capannelle che ovviamente rappresenta un jolly da sfruttare per te. È un ottimo jolly, poi io con un po' d'esperienza, piano piano, insomma la minima esperienza che posso avere, ho notato che con determinati cavalli il fatto di uscire dall'ippodromo, andare in un ambiente più sereno, qui c'è la giostra, vanno in giro, passeggiate, si rilassano molto e quindi si crea una rilassatezza, non ho mai avuto i problemi comuni che ci sono, che alla corsa sono ulcere piuttosto che poco appetito. Certo. E qui, come potete vedere, insomma, non mangiano tutti molto volentieri, anzi, è un po' il problema opposto, i cavalli tendono a ingrassare, ingrossarsi e a scordarsi un po' che cos'è la velocità, ecco, che gli va ricordato ogni tanto. Però con molti cavalli, ad ora, più o meno sono passati una quindicina di cavalli qui che ho montato io, che ho allenato qui, e più o meno con tutti siamo riusciti a tirar fuori qualche cosina, che vuol dire che è una cosa positiva. Questa è una passione di famiglia. Come sei stato contagiato tu? Raccontaci i primi passi. Però. Allora, diciamo che bisogna partire un po' più indietro. I miei nonni, mio nonno che era proprietario di questa azienda, allevava, anche lui era appassionato di cavalli da corsa, e ha cominciato ad allevare, cioè una decina di fattrici negli anni 70-80. Poi smise per vari motivi. Poi i miei zii hanno montato in corsa, mia mamma ha montato in corsa, mio papà anche ha montato in corsa. Era un'epoca in cui l'equitazione e l'ippica erano molto in simbiosi, quindi si montava soprattutto in ostacoli. Però mio zio vinse quasi un centinaio di corse, insomma 70-80 corse in gente, anche se sono abbastanza. E io ho iniziato per caso con le corse pony, ero molto amico di Christian De Muro, Davide Satalia, Giulio Guglielmi, sono ancora amico.
E abbiamo iniziato le corse pony insieme, poi da lì una passione sfegatata, la patente per montare in corsa e così via dicendo. Io mi alzo la mattina e sto con i cavalli, mi alzo la mattina molto presto e cerco di lavorare più o meno tutti i cavalli. Ho due ragazzi in scuderia che lavorano qui con me, che aiutano moltissimo. Io ogni cavallo gli dedico il tempo necessario, ma già è in giostra sellato, insomma sono molto avvantaggiato. E anche perché conciliare il lavoro con esatto, questo tipo di passione. E quindi diciamo che la mattina intorno alle 10 con i cavalli io finisco, poi ci pensano loro le biade, le cose ovviamente sempre in contatto però. E quindi mi occupo un po' di questa azienda qui che abbiamo a Roma. E un paio di giorni a settimana vado a Viterbo, dove abbiamo un'altra azienda di famiglia, un allevamento da carne di bovini abbastanza grande, abbastanza impegnativo, dove vive mio fratello, e io vado su un paio di giorni a settimana ad aiutarlo nelle varie faccende burocratiche, insomma mi organizzo in questa maniera. La giornata nel Principato di Alberto Carrassi sta per concludersi. L'ultima battuta è ancora per i cavalli. Essendo un gentleman ho la fortuna che sono abbastanza, sono alto ma leggero. Certo, montare infantini, ora ho montato l'altro giorno molto leggero, ho fatto un po' di fatica. Sto un po' attento, sì, ma neanche in una maniera eccessiva. E poi siamo aiutati da delle selle molto molto leggere che aiutano non poco, ecco. Siamo arrivati al termine di questa puntata, ma noi vi aspettiamo sempre qui a EcoTV Racconta.